Ora si registrerà la conferenza. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione dei Giovedì di Comitalia. Io sono Barbara Randi, responsabile dell'area comunicazione, e do subito il benvenuto ai nostri colleghi e amici di Palazzo Strozzi, Mattia Spavarato, Riccardo Lami, e stiamo aspettando il direttore Arturo Galanzino e Eleonora Rebiscini, nonché naturalmente il mio braccio destro, Lidia Benavoli, che parlerà con me nella parte iniziale di questa conferenza. Riccardo, buongiorno. Ciao, sono Arturo. Forse leggete il nome di Riccardo, ma sono io, sono Siamo Arturo. insieme qua. Oddio, Ciao. ecco, magari sei Guarda messo. qua con Arturo, me. scusami. Ciao Riccardo, devo metterle. Ecco, avevo Eccoci. appena detto, se volete visualizzate solamente le fotocamere attive, così non fate figuracce come io ho appena fatto con Arturo. No, ma Arturo, ben Riccardo, trovato. hai dato del pelato innanzitutto, e l'hai anche che sembra più vecchio, Bene, ben trovato. Io vi annuncio che la nostra presidente, Adele Maresca Compagna, è purtroppo rimasta bloccata in un ingorgo stradale, non ha possibilità di partecipare, ma ci ha lasciato un messaggio che quindi andrei a leggere per suo conto, Arturo, se sei d'accordo, così poi lascio a te la parola. Bene. Quindi Adele ci dice. Vi leggo proprio le sue parole. Ringrazio i relatori e in particolare Arturo Galanzino, direttore di Palazzo Strozzi, l'istituzione che è protagonista dell'incontro odierno, e saluto a nome di Comitalia tutti coloro che ci stanno seguendo. Siamo al terzo di una serie di appuntamenti volti ad indagare come e quanto forme diverse di informazione, comunicazione, educazione possano ampliare la partecipazione culturale. Partecipazione, termine che assume significati diversi, come ci ha già ricordato Daniele Giallà nel precedente Giovedì di Comitalia, e forme e gradi diversi, che vanno dalla mera presenza all'interesse, all'adesione, alla condivisione, interazione e contributo attivo. Oggi in particolare ci saranno presentate strategie nuove, che appaiono addirittura rivoluzionarie rispetto alle forme consolidate di trasmissione di contenuti. Percorsi che tendono a sperimentare metodi e linguaggi innovativi, che talvolta appaiono addirittura dissacratori, ma che possono riuscire per il loro impatto comunicativo ed emotivo ad attrarre e coinvolgere nuove fasce di potenziali visitatori, in particolare i giovani tra i 18 e i 30 anni, o semplicemente le persone che finora hanno guardato con indifferenza o addirittura con diffidenza i luoghi sacri, tra virgolette, dell'arte e della storia. Vissuti come un mondo estraneo perché troppo alto, di nuovo tra virgolette, difficile da comprendere e ammirare, o semplicemente noioso o poco interessante perché avulso dalla realtà in cui esse si muovono e operano. Di qui l'esigenza di ricorrere a particolari tecniche di comunicazione attraverso i canali social e il ricorso ad influencer. Personaggi esterni, interpreti del gusto attuale, che grazie alla notorietà acquisita in campi diversi, dallo spettacolo ai video, dalla moda all'estetica, possano fungere da ambasciatori e far accendere la scintilla dell'attenzione per una mostra o un museo, primo indispensabile passo verso un possibile maggiore interesse, dalla curiosità alla meraviglia, alla gioia, fino al desiderio di ulteriori approfondimenti. Ecco, non leggo la parte conclusiva perché ringrazia me e Lidia ed è un po' imbarazzante farlo da soli, però ci tenevo molto comunque a farvi avere il pensiero di Adele. Arturo, a te la parola. Grazie, grazie Barbara, ringrazio la Presidente di Comitalia e l'istituzione stessa per aver così voluto organizzare questo incontro prendendo Palazzo Strozzi come case study. La cosa ci fa molto piacere perché tutto quello che è digitale e comunicazione sono stati argomenti al centro della nostra riflessione negli ultimi anni e in particolare in questi ultimi due. Si è parlato tanto della rivoluzione digitale che ha investito i musei. Credo che il caso di Palazzo Strozzi sia stato un caso sicuramente di riferimento per quanto riguarda l'utilizzo del digitale, dei social, spero in modo appunto esemplare, sono stati citati questi come caso esemplare in questo senso, perché abbiamo stato privilegiato contenuti. Quindi dando valore alla comunicazione digitale. Arturo, Ecco. scusami se ti Sì. interrompo, abbiamo notato anche noi, e ce lo segnalano anche dal pubblico, che purtroppo non c'è una buona qualità dell'audio, anzi, non so se
avete la possibilità magari di utilizzare delle cuffie, Sì, perché posso sentiamo provare molto a ovattato e parlare più con dei... forte, mi sentite? Se parlo più forte mi sentite? Non so, È che si apriamo le sente cuffie. comunque molto ovattato. Lo so, sono i problemi delle sale di Palazzo Strozzi, sono un po' Però creano già se questo. parli più vicino e più forte si sente certamente meglio. Bene, adesso mi sono andati a prendere delle cuffie, però se così mi sentite io continuerei, ecco, faccio un attimo un Va ricappo. certamente meglio, magari esatto, ti chiedo sì un piccolo recap perché la fase iniziale si è sentita proprio male, purtroppo, scusaci. No, avevo semplicemente menzionato lo sforzo, il focus di Palazzo Strozzi in questi ultimi anni su tutto quello che è il mondo digitale, in particolare sui social media, e quello che è successo negli ultimi 2 anni, appunto intorno a questa rivoluzione digitale che ha investito i musei, e io credo, è stato anche detto da diversi commentatori, che il caso di Palazzo Strozzi è stato esemplare perché ha saputo unire così uno sforzo democratico di inclusione, vari linguaggi, però senza mai dimenticare l'importanza dei contenuti. E questa è un po' la nostra direzione. Conta che poi ci troviamo ad operare in modo molto diverso rispetto a quelle altre istituzioni, perché facciamo mostre molto diverse l'una dall'altra, quindi passando dall'arte antica, all'arte moderna, all'arte contemporanea o contemporaneissima. Ma così mi sento, Enrico? No. Sì, ho chiamato la sfida. E, ecco, quindi perciò dobbiamo adattare tutte le volte la nostra identità, anche quella dei social media. Infatti può sembrare un paradosso, ma non lo è. Che per tutte le grandi mostre d'arte contemporanea abbiamo utilizzato i canonici nostri canali social media, ma abbiamo aperto TikTok proprio per questa mostra, che non è contemporanea, la mostra attuale di Donatello, quindi una mostra importantissima dell'arte antica, proprio perché l'arte antica, dati alla mano, non sono sicuramente nostre impressioni, ma sono cose, informazioni studiate, una mostra come questa ci poteva mettere più distanti da tutto quel pubblico di under 30, di giovani, che ci siamo conquistati con le ultime mostre. Quindi abbiamo cercato di andare più in quella direzione. Ecco, quindi sì, è importante il lavoro che facciamo in questo senso, per le persone che ci aiuterà a farlo, il nostro Mattia Favarato, che saluto, che è da casa, e spero che questo incontro possa portare degli spunti interessanti, perché siamo sicuri che la comunicazione attraverso i social media sia fondamentale per il futuro di tutte le istituzioni culturali, dei musei, delle istituzioni come le nostre che fanno mostre, perché certo è importante il digitale, ma poi quello che questi social media devono fare è portare le persone in presenza delle opere, farle entrare nei musei, farle entrare nelle istituzioni, e farli apprezzare e amare la cultura. Questo serve per il nostro futuro e anche per il futuro del nostro patrimonio. Grazie mille. Grazie a te Arturo, è un piacere e seguiamo sempre veramente con attenzione i vostri sviluppi. E nel nostro piccolo posso dire che come ICOM Italia cerchiamo di sperimentare, naturalmente in maniera molto più soft. Come vedete, siamo io e Lidia, anzi devo dire soprattutto Lidia, a cui cedo la parola veramente fra un minuto. Noi siamo molto contenti di questo incontro perché desideriamo imparare prima di tutto. Imparare, diciamo, anche come muoversi, come abbiamo detto, opportunità, rischi, per una scelta consapevole di una leva di marketing che riteniamo sempre più importante. E naturalmente, forse, come associazione museale di professionisti, i giovani di cui ha parlato anche la nostra presidente nel saluto iniziale, non sono forse direttamente il nostro target, almeno nella parte più bassa, ma per esempio oggi sono qui presenti e sono iscritti moltissimi studenti e questo ci fa davvero piacere perché potranno essere i professionisti del digitale di domani e ci teniamo insomma che ICOM possa fare da veicolo per approfondire questi temi. In particolare devo dire che noi ci troviamo, come penso tutti i musei, già prima della pandemia, ma soprattutto in questi ultimi 2 anni,
a pubblicare contenuti sui canali social. Nel nostro caso, come dire, meglio lì, ovviamente non sono le collezioni di un museo, però oggi qui parliamo di un'altra modalità di approccio ai social, quindi non necessariamente come noi andiamo a pubblicare contenuti, ma come creiamo delle collaborazioni all'interno di un quadro più generale che è quello del digital marketing, del digital PR. Io mi fermo qui, vi chiedo appunto 5-7 minuti della vostra attenzione perché Lidia vi possa presentare un po' il lavoro che con tantissima umiltà stiamo facendo noi, per poi entrare invece nel vivo con gli amici di Palazzo Strozzi. Lidia, a te. Ok, io intanto vi saluto tutti e ringrazio Barbara. Io adesso condivido lo schermo. Ok. Io vi racconterò appunto brevemente alcuni aspetti di comunicazione messi in atto da Ecomitalia nel corso di questo periodo. Ovviamente anche Ecomitalia, come i musei e tutti gli istituti del settore culturale, si è ritrovata di fronte alla necessità di mettere in atto dei cambiamenti nella sua strategia di comunicazione. Il periodo della pandemia e il post-Covid ha reso chiaro che il digitale è uno dei mezzi che permette di diffondere in modo capillare la conoscenza e il dialogo con l'universo pubblico, come piace dire a Barbara e a me. Ovviamente Ecomitalia appunto non è un museo, è un'associazione che unisce professionisti e musei e dunque non ha una collezione da raccontare, ma una missione che è quella di promuovere lo sviluppo dei musei e lo sviluppo di una comunità di professionisti museali, stimolando lo studio e il dibattito sui principali temi museologici. La strategia comunicativa quindi deve essere necessariamente differente, ma ha sicuramente dei tratti comuni che possono essere interessanti. È vero appunto che Ecomitalia non ha una sua collezione, ma al contrario ha un'interessantissima e varia costellazione di soci istituzionali, cioè musei e istituzioni affini, che appunto intende valorizzare. Nasce proprio con questo intento la campagna di comunicazione Presentiamo i nostri soci, pensata per svolgersi su Instagram, alla quale finora hanno partecipato più di 30 istituzioni museali di varia tipologia, dimensione e natura della collezione. Il progetto, che è partito a settembre 2021, vede la pubblicazione di un contenuto a settimana, ogni giovedì, dedicato specificatamente a una singola istituzione, parte della comunità di Ecomitalia. Il contenuto è un post carosello, realizzato in stretta collaborazione con il soggetto. Le istituzioni vengono dunque coinvolte nel processo di co-creazione attraverso l'esposizione della loro mission è un processo di selezione di ciò che può identificare e caratterizzare le peculiarità, la specificità della propria istituzione. L'obiettivo è quindi quello di sviluppare una conoscenza tramite lo sguardo di Ecomitalia e delle istituzioni stesse, parte della comunità dei musei soci del territorio italiano. I post dopo la pubblicazione vengono raccolti nelle storie in evidenza e in una guida dedicata che costituisce una vetrina permanente sul profilo di Ecomitalia. Le guide sono uno strumento molto interessante che abbiamo deciso di adottare fin da quando è iniziato, fin da quando è stato reso disponibile e si sta dimostrando in più occasioni un valido alleato nella funzione di raccolta di contenuti rilevanti. Ecomitalia è appunto un'associazione, un network di professionisti, una comunità non soltanto di musei e istituzioni, ma soprattutto composta da persone. E proprio per questo, per stimolare il senso di appartenenza anche tra i soci individuali e studenti, abbiamo pensato a una campagna di comunicazione dedicata a loro. Il concept in realtà è molto semplice, si tratta di una ricondivisione di tutte le foto postate nelle storie dagli iscritti. Questo rende i soci stessi degli ambassador, insomma, e i nostri, come dire, piccoli influencer che raccontano fotograficamente come andare al museo con noi, ricordando anche una delle possibilità che si ottiene tramite il tesseramento, cioè la gratuità nei musei. Questa campagna ci ha dato modo anche di sperimentare un altro strumento, nuovo rispetto all'utilizzo istituzionale che Ecomitalia fa delle sue piattaforme social, cioè i Reels.
Grazie anche al supporto di alcuni studenti in stage, abbiamo prodotto brevi video creativi che avevano lo scopo di rivolgersi a un target più giovane, come quello appunto dei soci studenti. Anche in questo caso, ci siamo resi conto come la funzione abbia raggiunto dei risultati interessanti, sia in termini di copertura, ma anche in termini di conseguente poi adesione all'iniziativa. Sia ad oggi il canale che ci sta dando più soddisfazione, come dicevo in precedenza, è certamente Instagram, sia per gli strumenti che appunto offre, che sono particolarmente adeguati per quelli che sono i nostri obiettivi e la missione di Comitalia. Comunque non dimentichiamo le altre piattaforme, come ad esempio Facebook, che è stato per lungo tempo il social principale e che comunque continua a restare una piattaforma importante, continuando a crescere in modo totalmente organico. Anche su Twitter stiamo sperimentando, stiamo utilizzando un linguaggio differente, focalizzandoci sul sostenere un network con altre istituzioni nazionali e internazionali. Vediamo quindi una crescita delle interazioni, con altre realtà che possono essere altri comitati nazionali ICOM, commissioni tematiche di ICOM o anche partner, come ad esempio il British Council, Nemo o anche Wikimedia Italia o Creative Commons. Per quanto riguarda LinkedIn, purtroppo ancora possiamo dire non è molto utilizzato dai professionisti museali e dai musei stessi, ma è senza dubbio uno strumento che ha grandi potenzialità, molto efficace per ciò che concerne la diffusione di contenuti di formazione. E quindi per noi è sicuramente una piattaforma da monitorare per comprendere le potenzialità dei musei stessi. Non dimentichiamoci infine di YouTube, che nel nostro caso ha un marcato spirito di servizio perché lo utilizziamo come repository di tutti gli appuntamenti. Infatti sono presenti tutti quelli dal 2019 in poi. E concludo, perché no, lasciando l'ipotesi aperta di un possibile approdo anche su TikTok. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e lascio di nuovo la parola a Grazie. Barbara. Ecco, dicevo, grazie a te Lidia, grazie a voi per averci seguito. Per noi era proprio importante far capire la nostra esperienza, no? Quindi, come anche noi abbiamo tantissimo da imparare, come a pezzettini stiamo provando a sperimentare e i risultati pagano, cioè voi ci state dando fiducia. Se avete dato un'occhiata brevemente alle percentuali di crescita, sono abbastanza importanti e di questo siamo veramente molto molto contenti e ringraziamo ancora Lidia perché sta facendo un lavoro pazzesco. Ma TikTok vedremo, perché qui mi prende l'ansia, quindi aspettate un attimo perché già ne abbiamo tante, però ci pensiamo. Più che altro quello che voglio dire è partiamo sempre dagli obiettivi, quindi forse ancora noi non abbiamo chiarito fino in fondo quale possa essere l'apporto reale per la nostra missione del canale TikTok e quindi ci prendiamo ancora un po' di tempo per pensare. Mentre pensiamo, ci mettiamo in ascolto e non vediamo l'ora di ascoltare Riccardo Lami e Mattia Spavarato da Palazzo Strozzi. Salve, ciao a tutti, mi sentite? Col microfono va meglio ora? Spero di sì, ok. Intanto ringrazio ancora tutti da parte, insomma, della Fondazione Palazzo Strozzi, Comitalia, per il dialogo che ormai è oggi addirittura in maniera pubblica, però è un dialogo costante, insomma, di costante aggiornamento. E ringrazio poi insieme a me, ora introduco anche il mio collega Mattias Favaraso, Buonasera a tutti. che è il nostro coordinatore, diciamo, della parte di comunicazione digitale, social media e tutto ciò che è il nostro mondo, ecosistema, insomma, digitale. E anche insomma, un saluto in particolare a Eleonora Ribiscini, che è presente anche qui oggi, che negli ultimi anni ormai, Eleonora, no, ormai è un bel po', da qualche mostra che collaboriamo insieme come consulente, diciamo, e non solo un'amica, ma insomma un'altra colonna di Palazzo Strozzi in questi ultimi anni sulla parte di comunicazione digitale. Ecco. Per introdurre appunto quello che è un po' quello che volevamo condividere oggi insieme a Mattias sulla comunicazione della Fondazione Palazzo Strozzi,
Ci tenevo nel mio ruolo, che è quello di coordinamento di tutto quello che è la comunicazione, relazioni esterne e development del palazzo, tenere presente che, appunto, come accennava prima il nostro direttore, la specificità, insomma, di uno spazio espositivo come quello di Palazzo Strozzi, appunto, un luogo che esprime ogni 3-4 mesi ha delle stagioni che si legano appunto a mostre diverse e quindi a contenuti diversi, una ricchezza, ma anche, diciamo così, un elemento di complessità, perché significa ogni volta ripartire tenendo presente il nostro contesto, il nostro contenitore, che è un simbolo del Rinascimento, della storia del Rinascimento, e anche un simbolo per la città di Firenze. Quindi ogni volta le campagne di comunicazione e di engagement, e per noi anche il mio lavoro di coordinamento riguarda anche la parte delle attività educative, cioè tutto quello che è la nostra offerta di apertura all'esterno, verso l'esterno, per portare all'interno del palazzo, di Palazzo Strozzi, e per Palazzo Strozzi uscire fuori da se stesso, è sempre cercato che la parola integrazione, diciamo così, la parola contaminazione, e cercare il massimo dialogo fra tutti i diversi elementi delle campagne di comunicazione, del public program, di tutto ciò che significa per Palazzo Strozzi parlare verso l'esterno. Questa parola di integrazione è la parola chiave. Questo per noi, nel termini specifici di comunicazione, come brevemente qui viene, insomma, illustriamo in questa slide, è l'idea di una comunicazione offline e online che avviene su tanti canali diversi, cercando il più possibile per ogni campagna di mostra. Qui vedete tre esempi che possono essere così indicativi: uno è la nostra facciata del palazzo con i nostri stendardi, la più classica, diciamo così, delle campagne pubblicitarie, dei cosiddetti manifesti, le campagne di affissione. Vedete sotto un autobus con la nostra pubblicità della mostra che abbiamo adesso in corso, e poi vedete qui un ritaglio di una mappa che abbiamo creato. Questo è un progetto specifico che abbiamo fatto per il Donatello in Toscana, per la mostra di Donatello, un progetto che si chiama Donatello in Toscana, cioè una mappa fisica e digitale che distribuiamo fisicamente in tutti i luoghi, sono 16, che ospitano opere inamovibili di Donatello, e che quindi rientrano all'interno, dall'esterno, diciamo così, in un percorso donatelliano che per noi dura fino al 31 luglio con la nostra mostra, ma che si proietta, diciamo, nel futuro, ovviamente, perché le città, la città di Prato, la città di Siena, Empoli, Pisa, Arezzo, detengono delle opere di Donatello che non abbiamo in mostra perché sono opere appunto inamovibili, oltre che ovviamente i grandi luoghi di Firenze, ma che rendono Palazzo Strozzi proprio all'interno, posizionano Palazzo Strozzi in quest'idea di rete regionale, in cui la nostra comunicazione, il nostro parlare verso l'esterno può essere sempre quello che a volte ci diciamo, cioè uscire fuori continuamente dalle nostre mura, in questo senso. E le possibilità che questo approccio proprio strategico di mission, no, di Palazzo Strozzi, che si apre alla città e alla regione, e in una dimensione poi digitale, quindi anche, diciamo, a scala nazionale e internazionale, è quello che quindi questo approccio condiziona e rende, diciamo, il nostro metodo allora di comunicazione si dispiega un po' di conseguenza sulla base di questa impostazione. L'ecosistema digitale integrato che coordiniamo quindi è un ecosistema in cui progressivamente, nell'arco di questi 2 anni, 3 anni, diciamo, abbiamo sempre più sviluppato, è andare a ricercare, qui ci sono le varie icone, no, dei vari social e dei vari sistemi di comunicazione digitale, dalla newsletter al sito, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, e più recente YouTube, ovviamente, e più recentemente anche con dei progetti su Spotify e da Donatello, come accennava, penso si accennava anche prima, su TikTok. L'idea è quella quindi di trovare sempre la capacità di comunicare i nostri contenuti, tenendo proprio presente non semplicemente di fare un copia e incolla, e questo ci tengo a dire, perché questo è un po', secondo me, il punto della vicenda, non di fare un copia e incolla, che quello che scrivo su Facebook lo copio e incollo su Twitter, su LinkedIn, su Instagram e su tutto il resto, ma cercando di differenziare e con i linguaggi, diciamo, e pensando ai pubblici di riferimento, insomma, diversi, che tutti questi diversi canali hanno, il nostro messaggio, i nostri contenuti in tutte le diverse, diciamo, declinazioni di contenuto. In questo ci tengo a sottolineare che uno strumento principe per noi ovviamente sono i social, ma è anche la newsletter, che è quello, forse lo strumento anche più
guardo Mattias, che siamo lontani oggi, ma insomma è una delle cose su cui più lavoriamo anche settimanalmente, Mattias in prima persona, perché è un momento non solo di pubblicità, ma proprio di creare un approfondimento vero e proprio su quelli che sono i contenuti del nostro mondo, di che cosa sta Palazzo Strozzi facendo, aprendosi anche lì a più voci diverse, insomma. Ecco, per quanto riguarda con Mattias, insomma, abbiamo lavorato, e questo poi anche con Eleonora, su oggi penso approfondiamo due casi specifici di campagne, di mostre. Due mostre sono quelle appunto, la prima mostra di cui volevamo parlare è una mostra come quella di American Art dell'anno scorso, una mostra che era stata realizzata, ha avuto, diciamo, ci tengo a dirlo perché è un caso studio molto interessante per la specificità anche del momento in cui è stata fatta questa mostra. La mostra era in programma per marzo 2021 e per causa pandemica, diciamo, causa Covid, è stata dovuta ritardare fino a maggio perché c'era tutto il momento ancora delle chiusure, del lockdown, però era una mostra che nella sua identità, cioè una mostra che comprendeva più di 40 artisti, che prevedeva un percorso cronologico che affrontava tanti temi diversi, che dava spazio quindi all'arte, ma anche al commento attraverso l'arte di tematiche sociali, di tematiche politiche, di tematiche storiche, di come l'arte può essere o non essere un commento alla società, come gli artisti si sono posizionati anche in questo senso, ha dato la modalità a noi di poter sviluppare tutto un ragionamento innovativo e diverso, nella consapevolezza che le condizioni magari di visita in presenza erano molto più, diciamo, molto diverse, se non dire anche difficili, rispetto a mostre che avevamo precedentemente svolto. E quindi in un momento ancora difficile anche pensare di potersi spostare da città a città, oppure in un momento in cui facciamo una mostra molto artistica, viene a dire, no, American Art, una mostra che si posiziona proprio sul settore artistico, invece come pensare di poter uscire dalla sua referenzialità, come scriviamo in questa domanda, semplicemente dell'arte che parla su se stessa, che è uno dei temi problematici quando si parla di arte, diciamo, del secondo Novecento e dell'arte contemporanea. Quindi come poter coinvolgere il pubblico digitale, pubblico fisico, e mantenere viva una dimensione di creazione, di laboratorio culturale con tutte queste specificità particolari. Lascio la parola a Mattias in questo senso, ecco, per proseguire il discorso. Sì, appunto, con queste domande che ci siamo posti tutti assieme, come fondazione abbiamo deciso di approcciare quindi il mondo dell'influencer marketing. Appunto, come coinvolgere maggiormente i pubblici digitali, che sono cresciuti tantissimo con l'inaugurazione della ferita di JR, che avevamo inaugurato giusto un mese e mezzo prima. Avevamo una community molto più espansa e volevamo quindi creare un progetto che fosse veramente pensato inizialmente per il mondo digitale, quindi prima per le nostre community e per il mondo online. Come rendere appunto la mostra più viva e fidandosi anche, quindi cercando di stimolare poi le persone, i nostri pubblici, a venire effettivamente in mostra. Abbiamo pensato quindi appunto a collaborare con selezionati influencer che abbiamo deciso, scelto. Poi Eleonora è il tema che parlerà poi Eleonora successivamente, ma alla fine l'influencer è comunque qualcuno di cui noi ci fidiamo e ascoltiamo e vogliamo seguire quello che ci suggerisce o consiglia. Però come arrivare a questo pubblici diversi senza passare per l'autoreferenzialità dell'arte? Alla fine di persone ce ne sono, di influencer ce ne sono moltissimi, e ognuno con la propria nicchia, ognuno con il proprio pubblico di riferimento. Quindi abbiamo deciso di selezionare alcune di queste tematiche che American Art proponeva, quindi il consumismo, il razzismo, il mondo LGBTQ+, oppure proprio la complessità intrinseca del mondo dell'arte e della società americana, andando a selezionare profili specifici per ognuno di questi temi, in modo tale da rendere variegata anche la voce e di chi parlava, ecco. Come abbiamo sviluppato il progetto? È veramente un semplicissimo progetto di influencer marketing, un po' preso anche dai modelli di altre aziende, altri musei che utilizzano questo pattern, tra virgolette. Abbiamo contattato appunto questa lista di influencer e abbiamo recapitato loro una scatola
Dentro questa scatola c'era ovviamente il catalogo della mostra, il fuori mostra della mostra di American Art, qui è un progetto che già diceva Riccardo, ci teniamo ad ogni mostra a rinnovare di anno in anno, una shopper e una serie di gadget, dal color book da colorare durante il periodo del viaggio in treno, fino anche a una borraccia, sempre per i temi della sostenibilità a cui noi teniamo molto, e finanziato dal nostro partner Publiacqua, che ovviamente sapete era una mostra che era d'estate, quindi d'estate a Firenze fa effettivamente molto caldo, quindi era anche una cosa carina da poter anche sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo sostenibile. Abbiamo invitato quindi alcuni di questi influencer in mostra, ovviamente organizzando i treni e soprattutto poi cercando di andare a declinare la vista guidata in modo corretto. Quindi Riccardo e io siamo veramente andati a studiare ognuno di loro per dare la mostra misurata veramente quasi tailor-made, no? Vi ho portato alcuni esempi. Raissa e Momo, che è una coppia di giovani torinesi, lei multietnica, lei torinese, anzi piemontese, e lui di origine marocchina. E con i loro TikTok combattono un po' gli stereotipi sul razzismo. E quindi in realtà c'era una tematica molto specifica che era l'arte degli afroamericani tra gli anni 70, 80 e 90 della mostra. Quindi era una cosa in cui ci sentiva molto ed effettivamente entrambi ne hanno parlato sui loro canali. Pietro Turano, attore e portavoce del Gay Center di Roma. Ovviamente ha parlato della sezione in cui rappresenta tutta la tematica dell'esplosione della pandemia di HIV e di AIDS e quindi anche della ghettizzazione del mondo LGBTQ+, e di come invece in un mese come quello di giugno, che era quando è venuto a visitare, invece era di così importanza e l'importanza per poterne parlare. Maura Gangitano e Andrea Colano Medici, in arte i clown. È stata una visita un po' più complessa non solo perché loro parlano di filosofia, con pillole di filosofia sui social e quindi di complessità del mondo moderno, anche perché con loro c'era anche uno dei loro figli, quindi abbiamo anche potuto sperimentare con loro i nostri kit famiglia e quindi le attività educative. Un altro che vi propongo invece è Samuele Barbetta, che è un ballerino che è uscito dal programma di Amici di Maria De Filippi del 2020, che è entrato un po' nell'opinione pubblica perché ha fatto una serie di balletti sui temi più artistici, ad esempio sulla camera di Van Gogh. Ad esempio, tra gli altri c'era anche Cristina Fogazzi, quindi l'estetista cinica, con una community molto attiva, soprattutto per l'arte contemporanea, di cui anche Cristina si porta un po' come divulgatrice in certo senso. Ecco, ognuno di questi effettivamente gli aveva lasciato campo libero, quindi hanno realizzato delle storie prima, durante la visita, in modo tale che potessero raccontare i temi di cui loro ne parlano sempre, quotidianamente, utilizzando anche la mostra, quindi senza andare a fare promozione, ma parlando dei loro temi attraverso la mostra. Ed è questa la cosa che è più importante per noi. Qualche risultato che ovviamente non è frutto solamente della campagna di influencer marketing, ma che, come abbiamo detto, come diceva prima Riccardo, è coordinata con tutto in realtà le singole azioni di comunicazione e di promozione che facciamo. Quindi su 55.000 visitatori che ha avuto la mostra American Art, il 40% era di giovani, quindi under 30. Era interessantissimo come vedere una stragrande maggioranza di questi, quindi quasi il 50%, quasi se non ricordo, il 49% di loro effettivamente si è entrato a Palazzo Strozzi per la prima volta, cosa importantissima per noi, e che non aveva mai messo piede prima, e per loro interesse personale, quindi non obbligato da scuole, parenti o altro. Il 28% di loro ha saputo la mostra attraverso i canali online, e che è secondo dopo ovviamente il passaparola, quindi comunque c'è il famoso word of mouth che è molto importante. Un piccolo dato appunto sulla vendita dei biglietti online, non c'è stato un tracciamento appunto della campagna di influencer marketing perché non crediamo, comunque non ci tenevamo a fare il codice promo da veicolare, non ce la sentivamo, quindi abbiamo deciso di non opporre quella strada. Ovviamente la vendita di biglietti online è totalmente in linea con il trend generale dell'estate del 2021, però effettivamente è comunque superiore rispetto ad altri nostri eventi.
Ovviamente ognuno di questi influencer sono venuti da noi a Palazzo Strozzi a distanza di un mese più o meno. Quindi in realtà non c'è stata una concentrazione, quindi dobbiamo analizzare veramente l'intero periodo. E ovviamente grazie alla loro voce anche il nostro profilo Instagram è riuscito a raggiungere quasi 2 milioni e mezzo di profili, che effettivamente è molto elevato, con una crescita di quasi 4.500 follower nei periodi di 3 mesi di mostra. E un engagement rate, quindi la proporzione tra le persone che vedono un contenuto e l'interazione, quindi il like oppure il commento, il salvataggio, è del 4,42, che è un numero effettivamente molto alto rispetto alla media delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni culturali, come anche nella nostra media normale. Ecco, allora qua invece siamo a parlare dell'attuale mostra, quella appunto dedicata a Donatello. Ci tengo qui fra parentesi, prima di parlare di Donatello, a dire che questa strada poi che ha descritto Mattias in maniera molto chiara, abbiamo avuto dopo American Art a ottobre, c'è stata, Palazzo Strozzi è stato investito da, ce lo dobbiamo ricordare anche cronologicamente nella nostra mente, che c'è stato Jeff Koons. Ed è stato un fenomeno sia in termini di numeri di visitatori, di engagement digitale, fisico, veramente senza precedenti. La mostra ha avuto più di 170.000 visitatori in 4 mesi, che durante in un periodo ancora in cui il turismo è, insomma, nel 2021 estremamente ridotto, senza le visite scolastiche, senza niente, è un numero veramente straordinario. Il Giornale dell'Arte è la seconda mostra, è tra le 10 mostre più viste nel mondo del 2021. Per capire la straordinarietà di un numero così, così importante, e ci tengo a citare questo numero perché ha significato, secondo me, un lavoro che è stato fatto comunque nel corso degli ultimi anni, ecco, appunto, perché quel risultato si lega al nome Kunz, ma anche a una dimestichezza, a una consapevolezza di fruizione del palazzo da parte di pubblici nuovi, che sicuramente si è generata da un lavoro iniziato, diciamo, storicamente da Arturo, che ora non è più qui con noi, ma insomma dall'approccio al contemporaneo nuovo di Ai Weiwei, poi declinato sempre di più in tutte le varie fasi, insomma, della nostra storia. Ci tengo a posizionare questo discorso per capire il contesto in cui anche noi ci siamo messi a lavorare invece sulla mostra di Donatello, che è una mostra che forse a livello della storia della Fondazione Palazzo Strozzi, ma della storia delle mostre, e qui ci tengo, forse non sembra un'esagerazione, ma non lo è, rappresenta forse una mostra che tra 50 anni ancora se ne parlerà nella comunità scientifica degli studi del Rinascimento. Si tratta di una mostra davvero, come dicono gli americani, no, queste frasi sembrano fatte once in a lifetime, ma è davvero così, nel senso che non recapita più alla nostra generazione, quindi chi vuole venga ora, di vedersi insieme tutte queste cose. La straordinarietà dei prestiti parte dalla curatela scientifica del professor Cagliosi, che è forse il più grande studioso di arte rinascimentale, di scultura rinascimentale del mondo, e dalla Santa Alleanza, come la definiamo noi, tra Firenze, Londra e Berlino, in dialogo con altri 50 prestatori esteri, perché la mostra nasce come un'alleanza istituzionale tra Palazzo Strozzi, Museo del Bargello, Victoria and Albert di Londra e i Musei Statali di Berlino, e in queste tre città la mostra proseguirà, perché dopo Firenze la mostra andrà a Berlino e a Londra in versioni diverse, ma che creeranno un anno e mezzo, diciamo così, di dialogo su un artista così straordinario come Donatello, che fino a questo momento, ed era questa la nostra sfida ora per entrare in termini della comunicazione, è sicuramente un nome che chiunque di noi, ora banalizzo, ma anche solo per la conoscenza pop delle Tartarughe Ninja o per i nomi che si sentono da manuale, no? Associamo ai grandi maestri del Rinascimento. Come uno dei grandi. Ma la straordinarietà di Donatello è una straordinarietà che nella cultura anche nazionale popolare, ma anche di chi magari la storia dell'arte la bazzica un po' di più, difficilmente associata a dei grandissimi capolavori che chi magari ha studiato di più storia dell'arte pensa al David del Bronzo del Bargello, pensa alla Maddalena, pensa a tante straordinarie opere, ma sicuramente tra i grandi maestri del 400 è quello che più ha avuto un impatto nella storia dell'arte occidentale, che più ha segnato il nostro modo di intendere la scultura, diciamo così, la plasticità dell'arte, ma che forse è così, è sicuramente più difficile da raccontare anche al nostro occhio contemporaneo rispetto che ai pittori a cui siamo più affezionati e cui la cultura otto-novecentesca ci ha più abituato, diciamo così, ad avere più a che fare.
Quindi una mostra di arte antica, una mostra di scultura, una mostra però di un artista che, non scherzo a dire, era veramente uno scapestrato rivoluzionario che a 20 anni, insieme ai suoi amici Filippo Brunelleschi e Masaccio, si è inventato quello che poi per noi è l'idea di figurazione che ci portiamo avanti nell'arte occidentale da 600 anni a questa parte. Quindi la sfida è stata, sicuramente la straordinarietà della mostra si declina in recensioni bellissime che abbiamo su tutti i giornali specializzati, tutto il mondo accademico che è venuto alla nostra inaugurazione, alla nostra conferenza stampa, ma le domande che abbiamo inserito qua è come poter, diciamo così, sperimentare col linguaggio idoneo nelle singole piattaforme per arrivare a diversi pubblici, come poter appunto arrivare a, diciamo così, a persone che magari hanno una minor consapevolezza per fare attrarre il pubblico a capire la straordinarietà, questo concetto di davvero cogliete l'occasione adesso di poter scoprire un artista di questo tipo, e anche una sperimentazione con dei rischi di poter provare a parlare alla generazione Z, quindi a chi magari appunto era più legata al Palazzo Strozzi, che nell'ultimo anno e mezzo si era maggiormente posizionato magari su un mondo più vicino a quella sensibilità, quindi al mondo al mondo dell'arte contemporanea, o a un mondo in cui, più banalmente, ci tengo a dirlo, è un tecnicismo, ma nella comunicazione penso sia importante ricordarselo, un mondo in cui, diciamo, Donatello non è così instagrammabile, diciamocelo, rispetto a una scultura di Kunz. Donatello ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere guardato con una maggiore soglia di attenzione e di percezione proprio a tutta la rivoluzione dello spazio e della figura, per esempio, la sua sensibilità straordinaria, quasi cinematografica e fotografica. Mi viene da dire, nel 400, che la fotografia del cinema non esisteva, lui riusciva a fare qualcosa del genere, però con i suoi rilievi e con le sue sculture a tutto tondo. Quindi queste sfide qua e su queste domande sono state quelle che sono state alla base per provare a sperimentare con la mostra di Donatello le strategie di cui lascio la parola a Mattias, insomma, per spiegare. Appunto, come diceva Riccardo, abbiamo veramente deciso di osare e rischiare. L'obiettivo, già Riccardo l'accennava, con ogni singola mostra dobbiamo cercare veramente di arrivare alla più grande vastità di pubblico possibile e alla varietà di pubblici. Quindi ci siamo presi veramente il rischio e abbiamo deciso di osare. Ecco. Per utilizzare meglio le singole piattaforme, ancora più di prima abbiamo deciso di differenziare i singoli piani editoriali delle singole piattaforme. Come diceva prima Riccardo, effettivamente ogni piattaforma, da social a social, si differenzia, ma con questa mostra prendono veramente strade e binari divergenti e diverse. Per far arrivare la voce della mostra, comunque la mostra, ad altri pubblici che non sono anche solo quei nostri abituali o affezionati, abbiamo deciso in questa mostra qui di continuare quindi una campagna di influencer marketing, ma con dei content creator. Sempre appunto Eleonora poi spiegherà la grande differenza, però sono profili che effettivamente creano dei veri e propri contenuti, non solamente dicono ok, la mostra c'è, però creano un qualcosa su questa. Assieme a questa grande sfida abbiamo deciso di unirne l'altra, che è quella di parlare con un canale veramente privilegiato, alla generazione Z, che è sempre più importante e che sta iniziando ad abbandonare alcuni social come ovviamente Facebook e sta iniziando anche a utilizzare meno Instagram. Per parlare a loro abbiamo deciso quindi di coinvolgere il content creator, il target con loro, quindi che parlino soprattutto a loro, che sono molto seguiti dalla generazione Z, e abbiamo deciso di anche noi salire sulla barca di TikTok con un'enorme sfida ovviamente di definire quindi da zero una nuova voce, un nuovo piano editoriale, un nuovo tone of voice. Come si è sviluppata questa campagna totalmente diversa rispetto a American Art? Abbiamo contattato 3 content creator diversi per tipologia, pubblico, tone of voice, modo anche di rapportarsi, per poter parlare appunto sulla mostra. Il primo è Giovanni Arena, è un travel blogger giovanissimo che parla ai giovanissimi con dei tips, consigli di viaggi e sempre sulla curiosità. Poi c'è Vicky Pietro Resta, che ovviamente è il fiorentino doc al mondo per l'Italia ed è veramente, ci siamo detti, se non ora quando, per poter parlare e esportare la fiorentinità un po' al di fuori di Firenze.
E poi Marina, che è appunto una comica attrice che fa con i suoi point of view, quindi punti di vista pieni di parodia, quindi pieni anche di sarcasmo, tutta la sua comunicazione con la sua community molto, molto fedele. Ognuna di queste tre persone hanno tre community molto diverse, e cioè, questo ce ne siamo resi conto effettivamente, e volevamo arrivare a loro. Quindi abbiamo deciso di fare tre reel in collaborazione, che è uno degli strumenti che Instagram ci ha permesso effettivamente di utilizzare. Parallelamente anche a delle creazioni sui singoli canali TikTok degli stessi contenuti, sempre sulla mostra, oltre anche a una serie di storie realizzate prima dell'inaugurazione e durante l'inaugurazione. Ognuno di questi ha appunto parlato in modo diverso alle singole community, con il proprio linguaggio corretto, in modo tale da poter andare a toccare effettivamente le corde della generazione Z, che era il nostro obiettivo principale. Parallelamente a questo, prima della grande inaugurazione di venerdì 18, abbiamo realizzato una live, la prima nostra live diretta su TikTok, con appunto il nostro direttore generale Arturo Galanzino e con Giovanni Arena. È stata una passeggiata di mezz'ora all'interno della mostra, in cui entrambi parlavano delle opere, c'era Arturo che raccontava e Giovanni che anche interrogava Arturo sulle curiosità dietro le opere. È stata una cosa che aver lanciato un profilo TikTok da zero con anche una diretta è stata effettivamente una grande sfida, ma ci ha permesso, con tutte le due tipologie di contenuti, ad arrivare effettivamente alla generazione Z, che rispondeva effettivamente a questo con calore. Una delle cose più belle che ho letto era: l'ho appena aperto sul libro di scuola, e vedere effettivamente l'immaginatello vuol dire che ci siamo arrivati, ecco, ho voglia di vedere la mostra. Abbiamo letto questi commenti qui, quindi vuol dire che ci siamo riusciti ad arrivare a questo, nonostante i mille problemi. A livello di viene da dire, a livello di gestione, ovviamente avere dei posti in collaborazione vuol dire che la voce del museo diventa la stessa del creatore e viceversa. Quindi tutto quello che ne esce viene fatto assieme. Questo può essere una grande opportunità, perché a livello di le metriche e l'espansione, la visibilità è doppia, se non addirittura tripla o quadrupla, ma anche tutte le azioni e le reazioni sono condivise. E questa è una cosa che ogni singola istituzione poi deve decidere e deve anche esserne conscia in tutto questo. Parlando dei risultati, ovviamente per la questione di pubblici e su vigliettazione è ancora prestissimo, abbiamo inaugurato malapena quasi un mese fa in realtà. Però le visualizzazioni dei tre reel sono stati visti 510.000 volte, tutti e tre assieme, solamente su Instagram. Si tratta di un numero di riproduzioni veramente elevato. In questo periodo, che ovviamente si concentra dall'inaugurazione, dal momento in cui abbiamo avuto le prime azioni dei content creator su Instagram fino ad oggi, il nostro profilo ha raggiunto 650.000 utenti e siamo cresciuti di quasi 1.400 follower in da malapena 3-4 settimane, il che effettivamente è molto molto buono. Sulla live su TikTok abbiamo raggiunto 17.000 visualizzazioni, che effettivamente per un profilo come il nostro, effettivamente, che era appena nato, è tantissimo, e su questo è stata indispensabile la collaborazione con TikTok Italia, che crede tantissimo nelle istituzioni museali per creare contenuti per la generazione Z, il target con la generazione Z, e il momento migliore abbiamo raggiunto 4.200 spettatori in contemporanea. E in questo quindi primo mese con i nostri contenuti e soprattutto con la diretta siamo cresciuti di 1.000 follower netti. Solamente durante la diretta abbiamo acquisito 250 follower. Io ci tengo ad aggiungere un'ultima cosa, Mattias, per rendere conto anche di questo discorso di integrazione, no? Perché questo progetto, che chiaramente collegava in qualche modo l'obiettivo, no? Di parlare a un pubblico, come si diceva, della generazione Z e via dicendo, per noi però si inseriva all'interno comunque di un'integrazione diversa, perché quello che ha la specificità di Donatello, ma qui ci tengo a sottolinearlo. Questo progetto si inserisce all'interno di un quadro che per Donatello è ancora più ampio rispetto a di azioni, che chiaramente c'è tutto un livello di comunicazione, stampa e diciamo così, relative a un certo tipo di mondo più settoriale legato alla storia dell'arte. Ma ci tengo per esempio a dire che sul mondo, per esempio, digitale,
Nello specifico, la programmazione che con Mattias stiamo portando avanti è una programmazione in cui tutto ciò che ha detto Mattias si integra e si unisce anche a progetti come una serie di pillole, per esempio di video, che sono stati realizzati con il curatore e con gli autori del catalogo, per esempio delle schede del catalogo, che hanno collaborato, i co-curatori del catalogo, diciamo, che quindi forniscono tutta una serie di approfondimenti che vengono diffusi soprattutto lì tramite il canale YouTube. E poi in parallelo c'è un progetto, tante cose come il Donatello in Toscana che vi dicevo prima, la newsletter una volta ogni 15 giorni fa un approfondimento su uno di questi luoghi, e una volta ogni 15 giorni invece la newsletter propone per esempio un approfondimento di glossario su un tema, una parola, un concetto chiave legato alla mostra e all'arte, diciamo, di Donatello, un progetto che abbiamo sviluppato e creato, questo progetto di glossario con la collaborazione con gli studenti di storia dell'arte qui di Firenze, del Dipartimento Sagas dell'Università, della Facoltà di Lettere. Ecco. Cioè, era per spiegare che appunto questo è un tassello che si inserisce questo all'interno appunto di una strategia un pochino più multifocale in cui questo grande contenuto, questa così, mecca di contenuti che rappresenta Donatello è declinata, diciamo, in così tanti rivoli. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo, vi ho proprio seguito con attenzione e tra l'altro non so se mi vedevate, ma prendevo appunti e come ho detto siamo proprio qui in ascolto. Prima di passare la parola a Eleonora De Biscini, volevo proprio focalizzare alcuni punti che ci sentono fortemente coinvolti come ICOM, su cui stiamo lavorando in questi anni, in questi ultimi mesi in particolare. Certamente il concetto di rete sul territorio e non solo. Quindi con tutto ciò che ci avete mostrato per le due mostre che avete scelto di rappresentare oggi, che porta con sé anche il concetto del museo fuori dal museo, che è un altro elemento che veramente si fa sempre più necessario e lo è a livello digitale e fisico, dove questa barriera tende sempre più a scomparire, anzi mi viene da dire, speriamo, insomma, per noi ormai ampiamente superata questa falsa dicotomia, come oso dire io, mi sembra abbondantemente anche per voi. Su questo, tra l'altro, stiamo facendo un progetto molto particolare, finanziato da Fondazione Cariplo, quindi più incentrato naturalmente sulle realtà lombarde, proprio sul potere dei musei, che è anche il nome dell'International Museum Day, della conferenza generale di ICOM di quest'anno. E di come appunto nel momento in cui cerchiamo di adottare le strategie di comunicazione e promozione, non possiamo assolutamente più tenere separati questi mondi, anche proprio per quello che è l'universo pubblico di cui ha parlato Lidia nella sua presentazione prima, che a me piace chiamare così, perché veramente anche solo capire tutte le costellazioni che lo rappresentano, prima ancora di andare a cercare di raggiungere il nostro non pubblico, è fondamentale. Quindi sono solo veramente tre piccolissime cose di cui vi ringrazio tantissimo e che si agganciano al lavoro che cerchiamo quotidianamente di fare con ICOM Italia. Eleonora, lascio a te la parola, anche ti chiedo direttamente di presentarti, per favore, e poi appunto di introdurci in questo mondo complesso della terminologia. Allora, ditemi innanzitutto se vedete lo schermo, che dovrebbe essere condiviso. Ti confermo che lo vediamo bene. Vedete la presentazione? Perfetto. Perfetto, ok. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Eleonora Rebiscini, sono una consulente di digital marketing per l'arte e la cultura. Ho recentemente fondato la mia società e fondamentalmente mi occupo di creare strategie digitali a seconda delle esigenze dei miei clienti, che normalmente sono musei e istituzioni culturali. Allora, oggi il mio ruolo più che altro è quello di portare un po' di chiarezza, perché ci siamo rese conto anche parlando con Barbara che a volte vengono utilizzati come sinonimi i termini influencer, content creator e art sharer. Si tratta di una vera e propria sfida lessicale perché in realtà non esiste un vocabolario, una tecnicità ufficiale per tutti. Quindi oggi cercherò di portarvi il mio punto di vista e quello che generalmente il mondo del digital marketing in Italia ha la direzione che sta prendendo. Allora, qui c'è una definizione molto
semplice, diciamo che l'influencer marketing non è nient'altro che una leva del digital marketing. Ci tengo a specificare sempre questo, che è una piccola parte dell'universo digital marketing, che si avvale dell'utilizzo di influencer per pubblicizzare un determinato brand o un determinato prodotto. Che cosa significa? Che può sembrare quasi una bestemmia, però effettivamente il digital marketing all'interno della cultura tratta comunque la mostra come un vero e proprio prodotto culturale che deve essere condiviso. La prima cosa che bisogna sapere degli influencer è che l'influencer deve avere una community. Che cos'è una community? La community è quell'insieme di persone che sono per l'appunto accomunate innanzitutto dalla simpatia nei confronti della persona che seguono su Instagram o su TikTok o in generale sui social, ma che soprattutto siano coese queste persone intorno a uno o più valori. E di questo mi aggancio al caso di American Art, perché con Mattias e Riccardo abbiamo proprio cercato delle persone che avessero dei valori specifici, quindi legati all'antirazzismo, che fossero contro l'omofobia e che avessero dunque, appartenessero a quell'universo anche di sostenibilità etica di cui i millennials e la generazione Z soprattutto oggi si fanno portavoce. Ovviamente poi c'è la fiducia che si deve avere nel creator o nell'influencer di riferimento, vale a dire che il motivo per cui oggi ci si avvale degli influencer è che questi ultimi, oltre ad avere un pubblico in target, hanno anche cieca fiducia, o comunque così funziona per lo zoccolo duro. Poi non è questa la sede, però le community ovviamente, come immaginerete, si dividono anche in base al pubblico caldo o freddo. E poi ovviamente lo vedremo dopo, come nell'ultima slide, che deve esserci un engagement rate, quindi una vera e propria, stiamo parlando di una percentuale che viene fornita da alcuni strumenti tecnici che ci aiutano nel social media marketing, che permettono di capire se il numero di interazioni del profilo raggiungono una determinata soglia, e per questo motivo siamo di fronte ad una community che, dati alla mano, è attiva. Allora, qui vi inserisco direttamente nella definizione di content creator. Io oggi ho portato due esempi di cui io personalmente sono follower e che diciamo sostengo a modo mio. Il primo è Mattia Stanga ed è una persona che, nonostante sia molto famosa su Instagram, di fatto ha una comunicazione su TikTok. Che cosa significa? Che nasce su TikTok come creator, diventa virale in quella piattaforma e raggiunge la generazione Z. Poi cosa è successo? Che lui è diventato famoso perché fondamentalmente fa le imitazioni di chiunque, veramente chiunque, si passa dalla categoria lavorativa alla mamma quando è arrabbiata, oppure alla mamma quando sei un giovane 19enne, torni dalla discoteca alle 4 di notte e si fa un, diciamo, lui fa l'imitazione di come tua madre la prende, anzi, quando ti presenti a casa a quell'ora. E lui è veramente forte nella generazione Z, è anche molto giovane perché stiamo parlando di un under 25. Scopriremo anche che siamo arrivati ad un punto tale per cui i content creator e gli influencer si distinguono anche in base alla loro stessa età, perché non siamo più nel momento in cui pensiamo che stare su internet e quindi essere un influencer significa automaticamente essere molto giovani, perché ad oggi su Instagram ci sono anche influencer, io stessa ne conosco alcune, che hanno 40, 45, 50 anni, che hanno imparato a comunicare, ma che abbracciano una fetta di pubblico anche magari più giovane, ma anche magari della loro età. Quindi questo ci tengo a sottolinearlo perché non c'è più la dicotomia web e digitale uguale giovani. No, oggi il web e il digitale abbracciano tutti, tutte le fasce d'età, ed è possibile agire su tutti questi pubblici, a seconda ovviamente degli obiettivi. Quindi lui viene anche a livello di marketing, viene chiamato in realtà da moltissimi brand, da diverse aziende, perché in realtà poi il suo è un format che come dire, si riesce ad essere forte su più fronti, su più settori di riferimento.
Per quanto riguarda l'influencer, quindi scusate, mi sono persa nella descrizione, il content creator quindi è una persona che si distingue rispetto all'influencer per la creazione di contenuti di valore. Che cosa significa? Che come avete visto negli esempi portati da Mattias, ma anche in questo esempio specifico, si tratta di persone che hanno ad esempio una creatività molto forte e una capacità di montaggio dei video molto evidente. Io e Mattias siamo stati a contatto con questi creators che hanno addirittura macchine fotografiche, più di un telefono a disposizione per poter registrare una scena da più punti di vista e soprattutto hanno sempre un aiutante. Che cosa significa? Che la creazione del contenuto è ovviamente non può prescindere dal valore stesso, ma che si avvale poi anche dei tecnicismi di valore. Chi è invece l'influencer? L'influencer diciamo che ha una leva differenziante no, non tanto nel contenuto quanto nel suo canale di distribuzione. Mentre il content creator ha una community di riferimento che si sente rappresentata più che altro dai contenuti che egli stesso o ella produce, l'influencer invece, qui ho portato l'esempio di Paola Turani, che oggi ha circa 2 milioni di follower su Instagram, e vorrei farvi notare anche questo. Paola Turani ha 34 anni ed è molto popolare su Instagram, Mattia Stanga ne ha meno di 25 ed è molto popolare su TikTok. Il target di Paola Turani è un target estremamente interessato non tanto ai prodotti che lei stessa a volte utilizza sotto pag a pagamento, no, ovviamente poi li comprano, però sono più interessati alla sua vita quotidiana. Quindi l'influencer è più che altro una persona che condivide se stesso e la par parte della sua vita, a seconda poi delle sue esigenze, in cui le persone si riconoscono perché magari lei si fa portavoce di determinati valori che possono essere in questo preciso, negli ultimi anni lei è diventata ad esempio la portavoce di donne che purtroppo soffrono di infertilità perché lei ha condiviso un'esperienza negativa che l'ha portata poi, che poi in realtà è andata a finire bene, però negli ultimi anni molte donne si sono avvicinate a lei per questo motivo. Ma in realtà i motivi sono i più svariati, condivide ogni giorno la sua vita con suo marito e i suoi due cani, è recentemente diventata mamma e tutto ciò che lei condivide, a volte, ripeto, sponsorizzato, a volte no. Fra l'altro vi do un piccolo dato che leggevo proprio ultimamente, che un influencer per essere considerato credibile deve avere un rapporto di creazione di contenuti a pagamento del 20-80-20. Che cosa significa? Che su 10 post oppure su 10 giorni, un giorno solo magari può essere dedicato alla sponsorizzazione o all'advertising, gli altri 9 l'influencer fa contenuti che sono definiti editoriali, che cosa significa? Che non sono sponsorizzati da nessuna azienda, ma che contribuiscono a creare valore per la propria community e a fidelizzarla sempre di più. Quindi spero sia chiara la differenza. Questa è una cosa a cui tengo che, diciamo, moltissimo. Vorrei specificare che l'influencer marketing non è mai una soluzione a problemi strutturali. Che cosa significa? Che, e su questo Palazzo Strozzi è il caso perfetto, l'influencer marketing funziona lì dove un'istituzione o un museo, perché oggi stiamo parlando di musei, ha già dei canali attivi in cui si creano dei contenuti, ha già uno storytelling personale che condivide con le persone che lo seguono e quindi un profilo ottimizzato. Cosa significa che il profilo è ottimizzato? Significa che nel momento in cui viene condiviso un contenuto di valore che potenzialmente può portare follower alla pagina del museo, il museo deve farsi trovare pronto con dei contenuti aggiornati, con una descrizione in bio che lo rispecchi e con un link in bio che porta poi le persone alla destinazione che il museo stesso avrà concordato all'interno del suo piano marketing. Quindi è molto importante capire questo, che non si va mai in cerca di follower in modo fine a se stesso, così come non bisogna mai pensare che l'influencer marketing sia fatto solo ed esclusivamente per dire: beh, vieni alla mostra, compra il biglietto.
fra una strategia di marketing e poi il risultato finale, che è venire alla mostra, passano una serie di obiettivi intermedi che ovviamente hanno come obiettivo finale quello della visita in mostra, perché altrimenti non staremmo qui a parlarne, ma ce ne sono tanti intermedi che comunque sono altrettanto importanti e che aiutano a creare una strategia digitale solida. Scusate, ok. Faccio questo piccolo intervento, tra l'altro ho messo la pagina TikTok di una art-sharer che conosco personalmente, che è una mia amica, perché nel mondo dell'arte si parla spesso di art-sharer, giustamente, diciamo una definizione che qualche anno fa ci siamo dati all'interno del nostro settore per definire tutte quelle persone che in un modo o nell'altro condividono messaggi culturali all'interno dei propri canali social. Allora, prima di tutto vorrei dire che così come io vi ho raccontato la differenza fra content creator e influencer, così nel mondo dell'arte ci sono content creator e influencer. Vale a dire che l'art sharer è semplicemente un modo che noi, ripeto, esperti del settore, perché poi al di fuori della nicchia arte e cultura in Italia nessuno sa chi siano gli art sharer, semplicemente li chiamerebbero, per esempio, Giusivena la chiamerebbero semplicemente content creator, magari poi per definirla meglio una content creator che divulga arte, però non è un termine che possiamo definire diffuso, ok? È un termine comunque molto internos, ed è un termine che ci aiuta a capire anche in che modo queste figure professionali che stanno emergendo negli ultimi anni, soprattutto c'è un movimento su TikTok che io personalmente apprezzo molto, perché io credo che TikTok, a differenza di Instagram, ti spinga molto di più ad essere creativo, cioè a trovare soluzioni creative per comunicare determinati messaggi. Ci tengo a dire che non è una lotta e il museo non deve fare una scelta fra chiamo il content creator che si occupa di viaggi o quello che si occupa di arte. Come sempre nel digital marketing si tratta di obiettivi. Un content creator, chiamiamolo fra mille virgolette, più generalista che abbraccia, che ha una community ampia di 300, 400, 500 mila follower, è un content creator che risponde a un obiettivo specifico, cioè quello di allargarsi, allargare il proprio pubblico e andare a intercettare un pubblico che normalmente non visiterebbe un museo o comunque, se non altro, non lo seguirebbe sui social. Contattare invece un art sharer significa che il museo vuole contribuire al posizionamento nel mondo dell'arte e soprattutto vuole avvisare persone che già lo conoscono, quindi persone che sono già abituate a fruire una mostra e a visitarla, appunto, che c'è la mostra a Palazzo Strozzi che dura fino al 31 luglio e che se vogliono possono venire a visitarla. Io stessa, che sono una fruitrice, una visitatrice tipo, mi informo ormai solo su Instagram sulle nuove mostre da visitare. Quindi questo ci tenevo a dirlo perché non è mai una decisione che una esclude l'altra, ma sono due decisioni complementari che possono coesistere all'interno di una strategia di comunicazione. Concludo solo con due strumenti che possono aiutarci a capire, perché quando si fa una strategia di influencer marketing, la prima cosa che si fa è capire insieme al museo gli obiettivi che si hanno, come avete potuto vedere, fra l'altro, dalla presentazione che mi ha preceduto, American Art e Donatello sono due mostre molto diverse con obiettivi molto diversi. Infatti, la campagna è andata abbastanza in modo diverso. Allora, che cosa come, diciamo, come funziona? Quando tu hai bisogno di verificare la credibilità di un influencer in termini numerici, non vai mai a vedere il numero di follower, ma vai a vedere il suo engagement rate. Perché mentre il numero di follower è relativo, il suo engagement rate ci dà l'idea di quante persone interagiscono effettivamente con i contenuti dell'influencer e ci fa capire quindi quante sono le persone attive che visitano e guardano i suoi contenuti. Vi porto il caso di Paola Turani, perché nonostante, potete vedere che questa screenshot l'ho fatto qualche giorno fa, ha perso 59 follower, che non so come sia possibile,
forse ha detto qualcosa che ha fatto arrabbiare qualcuno, in realtà il suo engagement rate è veramente elevatissimo, perché considerate che la media di un engagement rate per 2 milioni di follower è di circa il 3%. Questo numero è molto, molto elevato. Questo strumento che è Not Just Analytics, diciamo io poi non sono andata troppo nei dettagli, però vi aiuta perché nel momento in cui il numero è di colore verde vi fa capire che è un engagement rate più alto rispetto alla media e quindi ha un trend positivo, invece se ha il colore rosso è un trend in negativo e quindi devi andare a capire perché quell'engagement rate, quel numero appunto è rosso. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che quando si parla di marketing poi si cerca sempre questo succede anche quando si creano contenuti, tu che app usi per modificare le foto oppure che app usi per fare diciamo, editare i tuoi video e così via, sappiate che in realtà gli strumenti sono appunto solo strumenti, la vera difficoltà quando si parla di influencer marketing è mettersi dalla parte del follower, della community, dell'influencer che si vuole chiamare e chiedersi: io troverei interessante che questa persona di cui sono un seguace o una seguace parlasse di questo argomento? Quindi in realtà il modo migliore per coinvolgere creator e influencer e capire se fanno un buon lavoro è essere i loro stessi follower, quindi seguirli per qualche mese, capire quali sono i loro punti dei forti, i loro punti di debolezza, quali sono le cause che sposano di più, in che modo anche interagiscono con la community. E quindi questo ci tenevo a dirlo anche perché c'è questo pregiudizio diffuso nel marketing, in cui appunto gli strumenti devono essere, sembra che siano tutto, e in realtà no, sono solo strumenti. Poi di fatto la parte dei contenuti è davvero molto molto importante. Io ho finito, spero di essere stata chiara e concisa e vi ringrazio. Leonora, ma grazie a te. Io sapevo che sarebbe stato illuminante seguire questa parte. Soprattutto, guarda, il discorso degli art sharer, perché magari appunto pensiamo che sia una cosa internazionale, cioè io stessa sono caduta vittima, no, di questa cosa, tipo, ah, bello, è la terminologia che si usa a livello internazionale, non so, per i content creator di arte. E poi mi sono chiesta, ma content creator o influencer? Quindi ho capito un sacco di cose, ho capito che è una roba tra l'altro che diciamo noi. Quindi questo penso e spero che sia utile a chi ci sta seguendo. Siamo un pelino in ritardo, mi scuso, però non di tanto e ci tengo molto comunque a leggere le domande che sono arrivate in chat. E andrei proprio in ordine. La prima purtroppo non vedo il nome, mi dice in attesa del nome, quindi non so chi ha fatto la domanda. E ci chiede appunto quali sono i rischi di queste campagne di influencer marketing. Qui lascio la parola agli amici di Palazzo Strozzi, non so chi vuole rispondere di voi. Parto io intanto, poi in caso Riccardo mi segue. Allora, i rischi effettivamente è quella di, cioè, come dire, partiamo da più indietro. Normalmente c'è sempre una narrazione, come dice anche Riccardo, spesso in ufficio c'è una narrative, ok? Che spesso controlliamo. Coinvolgere qualcun altro vuol dire ampliare, mettere un'altra mano, o di più addirittura, nella gestione delle narrative, ecco, quindi della narrazione e di quello che succede. Il rischio può essere di coinvolgere, ad esempio, un influencer o un content creator che ha una voce molto diversa, che può risultare discordante, che però non sempre effettivamente è una cosa negativa, a volte, ma può essere anche spunto di nuove riflessioni o comunque di parlare in un modo diverso, che normalmente noi con la nostra narrativa, con la nostra narrative non riusciamo. Il rischio è uno dei miei rischi, effettivamente, è quello, cioè di dover abbracciare un'altra narrativa, ecco. Non so se Riccardo vuole aggiungere Sì, qualcosa. no, no, ma secondo me il rischio nasce dall'opportunità, nel senso se ci si dà come strategia quello di aprire, diciamo così, di rendersi diaframmabili, insomma, scusate, mi manca la parola, come spugna, no? Poter essere attraversati, no? Da voci diverse, no? Questa orizzontalità, no? Anche un po' una retorica a parte a volte, no? Che ci siamo fatti tutti. Negli ultimi 2 anni, le più voci, aprirci al confronto e quant'altro, nel momento in cui lo fai e sviluppi questa cosa, a mio malgrado, perché io sono un freaking control, cioè devi accettare che
questa cosa la perdi un po' il controllo, ecco. E questa cosa a volte, e visto anche apparivano le domande qua, a volte ovviamente questa cosa qua porta anche a delle piccole più o meno case, insomma, che da gestire, come è stato in questi giorni con Marina, insomma, che chiaramente ci sono, porta a volte commenti più positivi, a volte più commenti più negativi. Ma questo è successo anche ora, banalmente, perché bisognerebbe estendere il caso a tanti altri esempi, ecco, che sono successi nell'arco di quest'anno e mezzo, insomma, quando è venuta la Ferragni a Kunz, per esempio, anche lì si è riproposto la medesima cosa, cioè avete dato visibilità alla Ferragni, eccetera, eccetera. Cioè, è chiaro che ogni volta che c'è i concetti che esponeva prima Eleonora, secondo me erano illuminanti anche per farci ragionare in questo senso. Cioè, la dimensione di questa tipologia di comunicazione si basa proprio su tutta una serie di interessi e di condivisioni proprio tecniche e di comunicazione che fa sì che le opportunità e le strategie si leghino un po' a dei rischi, ecco. Grazie, tra l'altro è una domanda che volevo fare anch'io, quindi ringrazio il senza nome per averla fatta, soprattutto proprio per trovare esatto il giusto equilibrio, no? Fra l'essere control freak, Riccardo, ti capisco benissimo, io come dico sempre sono Capricorno, quindi figuratevi un po' se non sono control freak io, e invece il fatto di comunque lasciare una pluralità di voci, perché ne parliamo sempre anche di partecipazione attiva. Se la richiediamo ai nostri visitatori, secondo me non possiamo non richiederla anche a chi in qualche modo si approccia a noi, forse anche per la prima volta, come può essere il caso di alcuni influencer. Quindi credo che in qualche modo, ecco, mi piace l'incontro di oggi perché si esce fuori in trasparenza con un po' il dietro le quinte, no? Quello che è facile e quello che è meno facile. È chiaro che ci sarebbero mille domande, mi interesserebbe anche capire un domani magari che tipo di contratti si fanno con questo tipo di professionisti. Si apre un mondo troppo specifico, troppo tecnico, magari lo riprenderemo più avanti. E vado subito al pubblico perché se no monopolizzo. Allora abbiamo Alice Giordano. Ecco, a proposito di domande specifiche qui, non so, insomma, se potete dare un qualche tipo di indicazione, dice grazie a tutti per l'incontro, molto interessante, una domanda alla quale non so se potete rispondere, ma la tento comunque. Qual è stato il budget per le campagne di influencer marketing per le due mostre, American Art e Donatello? Allora, intanto vi rispondo io, che sono quello vecchio con col portafoglio. No, a parte gli scherzi. No, secondo me la risposta è che in realtà sono budget molto diversi, in realtà, perché quando si parla di collaborazioni con tutte queste varie figure di cui sono state parlate, ognuna è un budget totalmente diverso. Cioè, ma quando dico budget, io intendo. Quando parlo nella negoziazione con chiunque, dal fornitore di volantini a chi ci paga una cena, a chi ci fa una cena, al nostro trasportatore di opere d'arte, un'istituzione culturale, questo è davvero per dare dietro le quinte, davvero deve giocarsi tutte le sue armi, che sono il valore sociale e la reputazione. Poi Palazzo Strozzi, cioè, insomma, abbiamo costruito negli anni una reputazione tale che magari anche per tante, diciamo così, grandi nomi o grande personalità, noi non ce lo potremmo neanche permettere il budget di poterci lavorare. E quindi certe cose sono possibili grazie a delle sponsorizzazioni tecniche o anche con interventi a titolo gratuito che esistono proprio perché Palazzo Strozzi può portare un valore aggiunto che non sono banalmente i soldi. Ma che è un contesto, il prestigio di una mostra e quant'altro. Nel caso di American Art ne è stato l'esempio, per esempio, lì c'è stato un discorso proprio anche di delle risposte molto pratiche di ospitalità, cioè c'è stato quando vuoi venire, insomma, ti pago un treno, non ci sono stati grandi cambiamenti, cioè spostamenti di denaro. Nel caso di Content Creator c'è stato il pagamento comunque di piccole fee a loro individuali, ma perché qui si è trattato anche di fare delle produzioni video specifiche, ecco, in qualche modo, e di una condivisione poi all'interno dei social network, anche dei loro canali, che come sappiamo insomma, c'è tutto il discorso dell'ADV che è tutto ben specifico, apre un'altra scatola, come diceva Barbara, insomma, ecco. Però si parla in realtà, mi viene da dire, il punto è più importante, secondo me, non è tanto le 100, 2000, 3000 euro che uno spende per un budget di una mostra di questo tipo, bensì proprio il fatto che
Tutto ciò ci devi impegnare, ti devi giocare come istituzione culturale, diciamo, tutta una serie di armi ulteriori, che è la visita sulla stampa, che è la visita del nostro canale. C'è una mediazione sempre di tipo diverso nella gestione di budget promozionale e di comunicazione di un'istituzione culturale, almeno come nel nostro caso, ecco. Assolutamente, io penso che sia una rimodulazione costante comunque, questo lo è, diciamo, per qualsiasi istituzione. La vostra ha la particolarità, come avete sottolineato più volte, appunto, di poi fare mostre anche molto diverse fra di loro, quindi è chiaro che anche le strategie cambiano concordemente. Esatto. Io, allora, ci eravamo promessi di finire al massimo alle 4:30, temo che sforeremo un pochino perché ne stanno arrivando diverse domande, però il tema vuol dire che è caldo e ci fa piacere. A proposito di temi caldi, accorperei due domande che sono dunque una di SP, quindi non so, non conosco il suo nome, che dice sulla scelta, scusatemi che se mi continuano ad arrivare domande, quella mi va via. Allora, sulla scelta dei contenuti per promuovere la mostra di Donatello, penso intendesse, non Raffaello, cosa pensate delle obiezioni poste relativamente al contenuto realizzato da Marina e come avete scelto le modalità di gestione di tali obiezioni? Che si collega a questa domanda a una domanda più recente arrivata da Monica Ops, che dice: chi verifica l'operato degli influencer nel caso pubblichi qualcosa di possibilmente offensivo? Come è capitato con Marina. Quindi ecco qui, magari vi prego un attimo proprio di dare un minimo minimo di contesto per chi forse non ha seguito la vicenda e non so se ce ne sono altre collegate, mi sembra di no, poi riprendiamo anche le altre domande. Vado io? Mattia, sei tu? Vai. Vado io? Ok, contesto. Allora, come ha spiegato prima Mattias, Marina era una delle influencer, dei content creator coinvolte, scusate, tre volte sbaglio, dei content creator coinvolti nel progetto dei Reel di cui abbiamo parlato prima. Mi sembra, quindi ha creato un contenuto, video che è stato pubblicato in collab tra il post, tra l'account di Marina e l'account di Palazzo Strozzi 2 o 3 giorni fa, mi sembra. Lunedì. Lunedì, che è stato pubblicato. Il video di Marina, il reel di Marina è un reel che si inserisce all'interno del suo linguaggio, della sua, diciamo così, comunicazione comica, parodistica, di varie professioni, di vari luoghi, di vari contesti. In questo caso il reel era una provocazione, non una provocazione, un'ironia, diciamo così, su la visita alla mostra, su Donatello e via dicendo. Questa cosa qua ha generato tantissimi, una stragrande maggioranza in realtà, di reazioni divertite a quello che era il reel, altre invece di persone che si sono sentite, diciamo così, hanno vissuto questa ironia come una provocazione. Quindi c'è stato alcuni commenti più negativi rivolti a questo tema qua. La gestione di questi contenuti è chiaro che è qui un problema, ecco, parlando di tecnicismi, questo non tecnicismi, di cose tecniche ma pratiche, la gestione delle risposte, no, in quel caso, essendo un po' scondiviso, lì le risposte erano sia di Marina che di Palazzo Strozzi, e lì un po' si perde il controllo, perché ovviamente Marina ha la sua voce, Palazzo Strozzi ha la sua. E diciamo così, lo strascico che si è creato, un po' di polemica si è creato e si è generato proprio anche dalla diversità in realtà di pubblici che a questo punto davvero erano sulla stessa paginetta dei commenti, diciamo così, e che dialogavano con persone diverse. Si è creato proprio un agorà, diciamo così, di voci davvero diverse. E anche un agorà di voci diverse tra quella che è il tone of voice, ma anche la modalità di comunicare con il nostro pubblico da parte di Palazzo Strozzi e da parte di Marina. Quindi qui si è creata un po', ecco sì, la criticità qui, la difficoltà per Mattias, poi in primo luogo, è stato di poter trovare la modalità giusta per andare a rispondere a tutte le varie persone, perché questo è stato il nostro approccio, per rispondere direttamente alla domanda, ma consapevoli che c'era qualcuno da un'altra parte che rispondeva anche lei in un altro modo, e quindi lì siamo dovuti intervenire, diciamo così, per trovare una mediazione, perché poi ci sono modalità e modalità per rispondere a diversi modi, ecco, di rispondere alle critiche o all'esposizione, diciamo, a dei contenuti. Per collegarmi a quello che diceva Riccardo, che può essere un'aggiunta sulla base anche di quanto era una domanda non detta, comunque che anche come diceva Barbara è uno scatolone, ogni volta quando c'è appunto o c'è un accordo, comunque c'è un contratto comunque con ognuno di
di loro effettivamente. Quindi anche dopo a livello di questo c'è comunque poi c'è la domanda sul controllo poi effettivamente di come viene l'operato. Ecco, anche sulla base poi dei contratti stipulati, o che sono accordi o contratti, o comunque c'è comunque una, vuol dire, c'è comunque una discussione, ecco, tracciata, anche sulla base di quello avviene poi il controllo effettivamente dell'operato. Non riuscivo più a smutarmi, scusate. Sto cercando anche di tenere traccia di chi ringrazia e si complimenta, per cui io estendo ringraziamenti e complimenti ai relatori, è veramente interessante. Allora, vado velocissima. Wanda di Santi ci chiede una domanda in coda a quelle già poste. Come si pone l'istituzione museo rispetto ai dati veicolati da corporate services non profit? Non so, se volete possiamo chiedere anche di spiegare ulteriormente Se la mi date un domanda. contesto, scusate l'ignoranza, ammetto Perché l'ignoranza, anch'io sono un scusate. pochino in difficoltà, quindi non so se Wanda è ancora presente, se vuole intervenire magari un attimo a voce. Intanto magari vado avanti a leggere le altre domande, se Wanda è ancora collegata, se può o aggiungere qualche specifica in più in chat oppure collegarsi a voce. Poi abbiamo Benedetta Lui che ci chiede: buon pomeriggio a tutti. La mia domanda è: come si trasforma barra consolida la community museale con le strategie di influencer marketing? Si calcola tra virgolette anch'essa tramite engagement rate. Non so su questo vuole rispondere Leonora? Sì, avevo letto la domanda. Allora, l'engagement rate è un qualcosa che è disponibile per tutti i profili Instagram, diciamo, quel servizio che vi ho fatto vedere vale per Instagram, ma adesso varrà anche per TikTok. Quindi assolutamente sì, quello che prima magari non ho detto è che qualsiasi profilo Instagram e profilo TikTok che è un corporate brand, vale a dire che non c'è nessuno che ci mette la faccia, per ovvie ragioni, cioè si tratta di ad esempio un museo, ma può essere anche una casa di moda oppure una pagina dedicata all'estetica, quindi i cosiddetti profili vetrina, hanno fisiologicamente un engagement rate più basso, pertanto le performance di un museo e del suo engagement rate saranno sempre inferiori rispetto alle performance di una persona che ci mette la faccia e che divulga arte e cultura. Che cosa significa? Questo è un aspetto fisiologico del social media marketing, è proprio qualcosa per cui le persone sono portate ad interagire di più quando vedono un volto piuttosto che quando vedono ad esempio una sala espositiva, ed è uno dei motivi per cui anche l'influencer marketing dovrebbe in un certo qual modo alimentare un po' questo engagement. Quindi l'engagement si misura nello stesso modo. Quello che io consiglio sempre ai musei è di interagire con la propria community creando dei volti, quindi magari mettendo anche le persone che vi lavorano all'interno un po' in gioco, magari anche con delle foto, e poi interagendo con i propri follower sulle stories, che sono un ottimo strumento per alzare questo engagement, favorito dall'algoritmo. Allora, io come vi dicevo ho promesso di chiudere alle 16:30, quindi volevo capire un attimo se riusciamo ancora a prendere qualche domanda. Ragazzi, aiutatemi un attimo, in particolare credo Riccardo dovesse scappare. Io scusate, fra veramente 2 minuti che sono in ritardo, cioè sono in ritardo di un quarto d'ora, un'altra cosa, scusatemi tanto, fra 2 minuti devo No, veramente cioè. scappare. Riccardo, forse ti direi se allora magari rimaniamo noi con Mattia, cerchiamo magari altri 10 minuti di Certo. rispondere a qualche altra domanda sinteticamente, e intanto però ti ringraziamo moltissimo per essere stato Ringrazio con noi. io. No, ringrazio io tutti e restiamo, come, diciamo, come si dice in gergo, in contatto, nel senso, e venite a Keep in trovarci a touch. Palazzo Strozzi. Sì, segnalo che le prossime nostre iniziative, no, anche per dare visione verso il futuro, sono 2 cose molto belle che andremo a fare. Una è già annunciata, la grande mostra di Ola Fur Eliasson a settembre, e a maggio avremo un grande progetto che riguarderà il cortile di Palazzo Strozzi e gli spazi della Strozzina, quindi gli spazi seminterrati di Palazzo Strozzi, su un progetto qui dedicato davvero all'arte digitale e alla rivoluzione degli NFT. Quindi è un altro tema ancora interessante. Ve lo dico perché in questa primavera, per venire a Palazzo Strozzi, non c'è solo Donatello, che comunque davvero non ve la perdete, ma c'è anche questa grande cosa che a breve
annunciamo e vedrete, sarà molto ganza, come diciamo a Firenze. Ascolta, allora approfitto per fare un annuncio, perché uno dei prossimi giovedì di Comitalia sarà dedicato per quel tema negli NFT e quindi magari vi avremo comunque in qualche modo come ospiti. Magari non sarà in questo caso il vostro caso, come era oggi, però dovete assolutamente partecipare, perché insomma è un tema abbastanza, diciamo, scomodo, nel senso che proprio anche solo l'ABC è abbastanza faticoso, lo dico proprio da utente, insomma, che ha provato ad avvicinarci. Sì, quindi e anche di parlare sempre di community pubblici, no, diversi, ecco, quello è un altro caso proprio totalmente diverso, perché ci sono alcuni artisti che avremo in mostra che hanno un seguito straordinario, che tanti di chi invece non è di quella community lì non sa neanche della loro esistenza. Ecco, per parlare di mondi a volte, no, che hanno anche vie diverse, no, come si diceva prima. Assolutamente. Riccardo, scusa, ti leggo solo l'ultimissima cosa, perché sì, era il chiarimento a quella domanda di prima, poi magari risponde comunque Mattias, ma ci tenevo a leggertela. Appunto, Wanda dice, scusate, mi spiego, come si colloca Palazzo Strozzi, ente culturale devoto alla valorizzazione dell'arte, eccetera, nel dibattito attuale rispetto all'utilizzo dei corporate services, appunto intesi come TikTok, Facebook, Instagram, per veicolare contenuti? Non so se vuoi fare proprio tu una battuta velocissima o lasciamo a Mattias. Lascia a Mattias. Saluto tutti, grazie ancora. Grazie mille, buona serata. A presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. In caso rispondo subito su questa domanda allora fatta appunto da Wanda. Allora, diciamo che sono due modi, approcci anche diversi delle singole piattaforme. Mondo Meta, quindi Facebook e Instagram, è un po', come dire, bloccato, quindi è molto arroccato su loro stessi, quindi non c'è effettivamente un dialogo con loro, questo molto tout court. L'unico dialogo ogni tanto che si può instaurare è più dal punto di vista della TV, quindi della pura campagna pubblicitaria impostata attraverso la piattaforma Meta, quindi Facebook e Instagram. Per quanto riguarda invece TikTok, c'è un altissimo interesse da parte proprio di TikTok Italia, quindi che è la sezione di ByteDance, che è l'azienda che gestisce TikTok a livello globale. TikTok Italia cerca sempre invece collaborazioni con le istituzioni culturali, da noi ma come tantissime altre, quindi in realtà si possono mettere in contatto con loro, effettivamente si trovano tutte le informazioni online appunto su TikTok Italia, ed effettivamente ci può essere uno scambio, considerato c'è sempre l'interesse da parte di TikTok di dare contenuto anche di spessore, come si può dire, ma comunque culturale, che normalmente entra sotto il tema education. Ecco, quindi qualsiasi contenuto educativo a TikTok piace, ci tiene, quindi anche per dare consiglio, comunque per dare una piccola informazione. Quindi ecco, da parte loro invece, noi in primis, ma come anche tanti altri musei, come gli Uffizi, come il Marta di Taranto, su cui sappiamo che effettivamente c'è un'interazione, ci si può effettivamente dialogare, ecco. Wanda, ti ringrazio, Mattias. Allora, io metto due domande insieme a cui potete forse rispondere appunto Eleonora, Mattias, vedete un attimo voi, perché abbiamo, allora, Elena Iannello che ci chiede come avviare la ricerca di content creator da coinvolgere, ovvero se non ho già dei nomi e non conosco bene la community dei content creator, come li trovo, in che modo li contatto? In realtà sono due domande della stessa persona, perché sempre Elena prima ci chiedeva logisticamente come funziona la collaborazione con un influencer, no? Un po' quello che dicevamo prima. Dopo aver deciso quale influencer, viene fatto un contratto, che tipo di contratto, che tipo di fee. Ora, senza appunto entrare troppo nel merito, magari penseremo veramente a fare un secondo appuntamento, non lo so, però intanto qualche linea generale. Matti, se vuoi inizio io. Vai tu. Tengo a dire che la parte, diciamo, di scouting, vale a dire di ricerca delle persone adatte, parte innanzitutto dallo studio della mostra. Mattias può confermare che ogni volta che iniziamo un progetto insieme lo tartasso sui vari testi curatoriali e critici che loro hanno in bozza, perché io mi studio la mostra e poi da lì cerco sempre di capire quali sono le persone che possono essere innanzitutto interessanti per Palazzo Strozzi e viceversa. Sulla questione come faccio a trovarli, come dicevo prima, ecco perché dico sempre che lo social stesso è lo strumento per poter capire qual è la strategia migliore. Bisogna innanzitutto sfruttare il social in modo produttivo, quindi essere
follower prima di tutto e seguire determinate persone. Io prima per passione, adesso per lavoro, sono comunque una persona che ha una panoramica degli influencer e dei content creator italiani su Instagram, TikTok e YouTube abbastanza ampia, diciamo un po' sopra la media, ed è proprio perché mi piace frequentare i social in modo produttivo, in modo anche che mi arricchiscano, ma perché poi possono nascere collaborazioni come quelle di cui abbiamo parlato oggi. Quindi, quando non si hanno, non si, non, si pensa di non conoscere magari il content creator adatto, quello che consiglio è passare almeno un'ora al giorno sulla piattaforma, fare ricerche tramite hashtag e quindi poi capire. Poi successivamente viene contattato nel modo più semplice e pulito del mondo, cioè tramite email. Chi lo fa di lavoro mette la mail diciamo nella pagina principale, e di solito è sempre la mail dell'agenzia, perché i creator più sono grandi e più hanno delle agenzie di riferimento che fanno da mediatori fra noi e loro. E da qui lascio la parola a Mattias. Un appunto su quello che diceva Eleonora per la lista, effettivamente, esperienze di Palazzo Strozzi, ma non solo noi, ma anche altre istituzioni, è un concetto che Barbara aveva detto all'inizio, su cui ci tengo a rimarcare, che è il concetto del digital PR. Quindi effettivamente c'è all'inizio una ricerca con cui l'istituzione da sola, oppure appunto con delle figure esterne come Eleonora, come un'agenzia, si può fare questa azione di scouting. Poi comunque c'è un rapporto, c'è comunque una persona dietro, quindi c'è comunque un rapporto one-to-one che si cura, che crea e può crescere. Ecco. Quindi c'è anche poi un bacino, come gli uffici stampa hanno i propri giornalisti che con il proprio bacino, la stessa cosa avviene con il mondo del digital PR. Sono esattamente sovrapponibili e quasi a volte collimano, ecco, in questo punto di vista qui, e ci tenevo a fare questa postilla. I contratti, molto, molto brevemente, dipende effettivamente dalla tipologia di contenuto che poi l'influencer o il content creator deve fare. Più si è dettagliati, più il contenuto è grosso, più c'è bisogno di un contratto vero e proprio di creazione, quindi più la fee è alta. Altrimenti, come dice Leonora, la pratica migliore è quella di utilizzare i social almeno un'oretta al giorno. Vedete anche voi, in tantissimi post ci sono i vari hashtag che determinano quale tipologia di azione è stata fatta, tipo il gifted è un regalo, quindi non c'è nessun altro tipo di scambio monetario. Un supplied è una fornitura di servizi, molto semplicemente. ADV è advertisement, quindi è pagamento di fee. Su queste tre tipologie ci si può muovere con normalmente contratti normalmente neanche contratti, ma sono accordi di email, oppure appunto con contratti tipo lettere di incarico o in caso emissioni di fattura e preventivi. Ecco, ho fatto molto breve, ma come diceva sia Barbara che Eleonora, meriterebbe un intero approfondimento, ma anche più tecnico, che non sia solo best practice, ma proprio tecnici con datori, consulenti di lavoro e comunque anche uffici amministrativi, di cui il nostro ovviamente ha dovuto anche sperimentare, ecco, quello sì. Eh sì, poi credo che comunque insomma siano un po' l'ABC di qualsiasi tipo di collaborazione, ovviamente. E in generale, altro punto che teniamo sempre tantissimo a sottolineare è che ci sono delle professionalità. Quindi è chiaro che sono professionisti sia quelli che abbiamo descritto prima nella relazione appunto di Eleonora, sia figure come Eleonora, appunto, perché magari noi non abbiamo poi la possibilità di stare un'ora sui social non per divertimento personale, ma per lavoro, perché di questo si tratta. Ho visto che Stefano Scavo, che è uno dei nostri soci, in realtà è collegato da mobile. Avevo provato a dirgli se riusciva a scrivere in chat, a meno che non l'abbia fatto proprio adesso. Ok, no, quindi chiedo al dottor Scavo se è ancora collegato di essere veramente brevissimo con la sua domanda, perché a 45 vorremmo chiudere. Sì, eccomi, mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Lei ci sente? Eccomi. Eccola, perfetto, la vediamo anche. Scusate. No, grazie. Volevo solamente rimarcare il fatto che raramente si assiste a cose tanto interessanti. Volevo ringraziare davvero ICOM e i colleghi del team, perché è venuto fuori una valenza, al di là dei mille dettagli,
inutile che lo dite a voi che ci avete pensato, però è venuta fuori una proposizione di tipo strategico fondamentale. E rimarco due aspetti. Il primo, il fatto che non c'è una visione messianica dei social, ma c'è una visione molto, molto, molto pragmatica e qualificante. Tradotto in termini più concreti, bisogna cercare la qualità anche lì, che è una cosa molto difficile. Quindi davvero complimenti. E il secondo, anche venuto fuori, secondo me, la forza trasformativa di questa cosa. In realtà veramente mi avete aperto un mondo, nel senso che quello che viene fuori è che non è solo un fatto, fatemi dire, commerciale o di adeguamento, ma se ci si apre, e il mondo dell'arte per definizione ha questo compito, in effetti si possono anche ricevere dei contributi, anche dal punto di vista dei contenuti, del modo di proporre una mostra. Avete fatto capire che non è un solo un termine, appunto, un tema di advertising, ma di connessione con i processi trasformativi della società. Quindi davvero, Barbara, complimenti vivissimi e io penso che anche dal punto di vista strategico, poi se possibile ti contatterò per prendere contatti, vorrei andare a trovare i colleghi a Palazzo Strozzi, perché io penso che attorno a questa cosa si possa veramente costruire qualcosa di importantissimo. Quindi davvero è stata per me un'esperienza incredibile. Grazie ancora. Quando vuole l'aspettiamo a Firenze. Grazie a lei. Esatto. Siamo davvero felici e direi che non potevamo chiudere in maniera migliore. E, come ci siamo detti, appunto, abbiamo parlato di opportunità, di rischi e ci siamo tutti presi il rischio anche di fare questo incontro. Con l'idea forte, che per fortuna è stata confermata dalla vostra fiducia e dai vostri messaggi, che ce ne fosse bisogno. E quindi davvero felicissima, ringrazio tutti, Lidia che quotidianamente mi supporta e sopporta, senza la quale non potrei fare queste follie, e Mattia, Eleonora, ma anche gli altri amici di Palazzo Strozzi, perché ci hanno creduto insieme a noi, e quindi grazie davvero a tutti quanti. Ricordo che la registrazione sarà disponibile sul nostro sito alla pagina dell'evento che avete già visitato e sul canale YouTube di Comitalia, a cui vi consiglio di iscrivervi perché così ricevete una notifica ogni volta viene caricato un nuovo contenuto, e seguiteci naturalmente sui social. Ciao a San Dio. Grazie davvero. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.